Antonio, quel loro gol proprio negli ultimissimi secondi del primo tempo forse avrebbe potuto complicare un po' le cose, e poi per fortuna non è stato così. Sì, poteva essere una vittoria più larga e soprattutto più tranquilla. Ci siamo complicati un po' la vita da soli, abbiamo sbagliato innumerevoli occasioni da gol sotto porta, un po' anche di sfortuna. Oggi la palla sembrava che non volesse entrare, però come dicevo l'importante era prendere i tre punti e dare continuità ai risultati. Soprattutto nel primo tempo sul 2-0 avete non concretizzato due palle gol nettissime. Sì, hai detto bene, purtroppo siamo stati imprecisi sotto porta e loro sono stati bravi a non mollare e sono rimasti sempre in partita. Poi sul 3-2 per fortuna con un gol di Rapina abbiamo trovato il 4-2 che ci ha fatto stare un poco più tranquilli. Abbiamo visto che però con ogni squadra dobbiamo giocare la partita al massimo, altrimenti non si riesce a portare via punti. Ecco, loro soprattutto nella prima parte della gara l'hanno messa un po' sul piano fisico, no? E siete stati bravi però a non innervosirvi e a mantenere la calma. Sì, sapevamo che era una squadra molto fisica, molto generosa, e siamo riusciti chiaramente a non cadere in provocazione, che era quello che contava, e abbiamo poi alla fine incanalato la contesa a nostro favore. Adesso ci prepariamo alla trasferta di Roma per cercare ancora di portare via punti e per dare continuità a risalire la classifica.